Diciamo adesso due parole a proposito del libro di Hoppe, Democrazia, il Dio che ha fallito. Hoppe è uno studioso libertario di grande spessore intellettuale. È un economista, ma ha studiato filosofia, sociologia, storia ed economia. È un docente universitario, ha insegnato in varie università tedesche e anche negli Stati Uniti. Nel suo libro Democrazia, il Dio che ha fallito, critica le democrazie moderne e la democrazia in sé. Pur non essendo ovviamente un monarchico, però parte da un confronto tra le democrazie occidentali e le monarchie ereditarie e spiega che tra questi due mali il male minore è la monarchia ereditaria, la democrazia è anche peggio. Naturalmente la società migliore per Hoppe è la società anarchica, anarco-libertaria. Perché secondo Hoppe le democrazie sono addirittura peggiori delle monarchie ereditarie? Perché almeno in una monarchia ereditaria la famiglia reale è padrona, essendo padrona dell'intero Stato, di tutto l'impero, non esagera nelle sue azioni predatorie e parassitarie, vive naturalmente in maniera parassitaria, no? Del lavoro della popolazione e di tutti i settori produttivi, però non può esagerare nella sua azione parassitaria perché altrimenti fa perdere di valore al regno, che è la sua proprietà privata. Anzi, la famiglia reale cercherà di valorizzare, di migliorare il valore economico del suo impero, cercando di attuare delle strategie politiche ed economiche anche oculate. Anche perché poi lascerà il re, l'imperatore lascerà ai suoi eredi il regno cercando di appunto valorizzarlo, di fare acquisire valore al regno. Al contrario, i governanti dello Stato democratico, non essendo proprietari del regno ma soltanto curatori temporanei, come dice Hoppe, cercheranno di razziare e predare il più possibile nel breve periodo. Quei pochi anni durante i quali vale il loro mandato elettorale e non si preoccuperanno invece del valore di lungo periodo del capitale, cioè dello Stato. Ed è anche per questo che ogni democrazia, dopo al passare del tempo, dopo sufficiente tempo, evolve necessariamente prima in una socialdemocrazia e poi nel socialismo, con conseguente declino economico e degenerazione anche dei valori sociali. Ma leggiamo qualcosa dalla recensione di questo libro, Democrazia, il Dio che ha fallito, che si trova su questo sito, che è il sito della Libreria del Ponte, una libreria che si trova a Bologna e che è gestita da uno dei più importanti esponenti libertari italiani, che è Guglielmo Piombini. Lo stesso Piombini ha scritto questa recensione del libro di Hoppe, Democrazia, il Dio che ha fallito. Secondo Hoppe e secondo tutti i libertari, le fonti della civiltà e della prosperità umana sono la proprietà privata, il libero mercato e la libertà individuale. Le democrazie invece sono dei grandi limiti a questi valori, libero mercato, proprietà privata e libertà individuale. Infatti, nell'era democratica, iniziata con la Rivoluzione francese e poi affermatasi definitivamente dopo la Prima Guerra Mondiale, le tasse, le spese statali, il debito pubblico, l'inflazione monetaria, le burocrazie, le leggi, le regolamentazioni sono aumentate in maniera esponenziale. La maggiore tendenza statalista delle democrazie rispetto alle monarchie dipende dal più breve orizzonte temporale dei governanti democratici. Come un proprietario, il re è interessato alla prosperità di lungo periodo del proprio regno, per aumentare le proprie entrate fiscali, per trasmetterlo in buone condizioni alla discendenza. Il governante democratico è invece un custode temporaneo che gestisce la cosa pubblica per conto della collettività. La sua prospettiva temporale è limitata al periodo in cui si trova in carica. Questo sistematico orientamento al presente anziché al futuro spiega gli enormi debiti pubblici che affliggono tutte le democrazie contemporanee. La superiorità del governo privato rispetto al governo pubblico è dimostrata dall'enorme attrattiva che godono realtà come il Principato di Monaco e così via.